Si figuri poi se è mio desiderio di ritornarmene in convento. Però non credo mai che ella vorrà assolutamente che io debba proprio morire. Del resto, parmi che anch'io ho tutto il dovere e il diritto di non privarmi della vita a 24 anni. Il Signore pare che così vuole. Consideri che sono più morto che vivo e poi faccia come crede, che sono disposto a fare qualunque sacrificio se trattasi di obbedienza. Pace e bene a tutti. Il brano che proponiamo questo mese è la seconda parte di una lettera scritta da Padre Pio l'8 settembre 1911, e se ricordate l'abbiamo letta il mese scorso, e in questa lettera parla delle stimmate invisibili ricevute a Pietrelcina. Poco prima di queste parole così dure, Padre Pio si racconta con frasi di profonda misticità. All'altare, alle volte mi sento talmente un accendimento per tutta la persona che non posso descriverglielo. Il viso, massimamente, mi sembra che voglia andare tutto di fuoco. Che segni sono questi, Padre mio? Io lo ignoro. E subito dopo il testo ha un risvolto inaspettato. Fin qui la descrizione delle stimmate invisibili e il racconto di uno stato d'animo meraviglioso, ma ora le parole di Padre Pio diventano dure. E si figuri se voglio rientrare in convento, ma io non credo che debba morire. Se si trattasse solo di soffrire va bene, ma se devo dare fastidio, devo morire, non credo che debba privarmi della vita a 24 anni. Ci saremmo aspettati un Padre Pio remissivo che risponde pienamente all'esortazione del ministro provinciale. Badate bene, Padre Pio non disobbedisse, non c'era stato un ordine di rientrare in convento, ma solo una domanda: quando rientrerà in convento? Quel giovane frate, che fino a pochi giorni prima non aspirava che a morire, ora difende la sua esistenza con tutte le sue forze. Ma andiamo avanti con la lettura dell'epistolario, perché di lì a pochi giorni ci sarà un inasprimento della crisi. Abbiamo due lettere di Padre Benedetto. La prima del 29 settembre, nella quale con fermezza, ma anche con grande delicatezza, ribadisce il suo punto di vista. Ripeto, scrive, che la tua permanenza in famiglia mi addolora assai. Vorrei non solo vederti in qualche nostro convento, ma esserti anche a fianco ed apprestarti da me stesso le cure necessarie, perché sai che ti voglio bene qual figlio. Nella seconda lettera, il padre provinciale risponde con durezza e pieno di risentimento a una lettera o a una frase di Padre Pio. Caro Padre Pio, scrive, quando uno vi scrive da superiore e da direttore spirituale, voi dovete con riverenza e interiore sottomissione ascoltare quello che vi dice, e non già ragionarvi sopra con una specie di risentimento. Come superiore e direttore, vi ho dichiarato che il vostro male non ha bisogno di medici, essendo una speciale permissione di Dio. E per questo non mi sono curato di farvi visitare da alcuno specialista. Se mi fossi persuaso diversamente, avrei fatto per voi quei sacrifici che non solo gli altri ordini, ma anche il nostro sa sostenere per la grazia di Dio
a beneficio dei sudditi. Veramente non sappiamo bene cosa sia intercorso tra le due lettere di Padre Benedetto, perché non abbiamo una lettera di Padre Pio. L'ipotesi è che sia andata persa, distrutta, o anche che in realtà Padre Pio non abbia scritto, ma che Padre Agostino abbia incontrato il giovane frate a Pietrelcina e poi abbia riferito le sue preoccupazioni al padre provinciale. La vicenda continua. Padre Benedetto scrive questa dura lettera il 4 ottobre. La risposta non si fa attendere. Padre Pio il 6 ottobre scrive così. Col sangue agli occhi e con mano tremante le scrivo la presente per chiederle perdono in ginocchio. De mi perdoni, Padre mio. Mi riconosco di non meritare perdono, ma la sua bontà me lo fa sperare. Non si inquieti, non sa che sono pieno di superbia. E la lettera continua con la rinuncia a qualsiasi visita medica, perché anch'io, al par di lei, scrive Padre Pio, che me ne era sicura, trovo detta visita affatto inutile. L'obbedienza porta Padre Pio ad aderire non solo agli ordini, ma anche al modo di pensare del suo superiore. Padre Pio poi verrà visitato a Napoli, probabilmente dal famoso clinico, il dottor Cardarelli, che dirà al superiore, come avverrà anche in seguito con altri medici, di portarlo a casa o in convento a morire, perché non c'era più speranza. Sappiamo che le cose sono andate molto diversamente. Intanto torniamo a noi. Perché mi sono dilungato così tanto su questa vicenda? Padre Pio è carico di tutta la sua umanità. Pur vivendo il fenomeno delle stimmate, lo abbiamo visto, e dei fenomeni mistici straordinari, pur essendo immerso nel mondo dello spirito, non fugge da se stesso. Non cerca risposte soprannaturali, accetta il suo carattere e non nasconde le sue paure. Lui per tutta la vita si terrà la sua malattia. Ha subito e subirà l'umiliazione dei suoi aspetti, persino quelli che abbia la tubercolosi. Prova e proverà la solitudine, lo sconforto e, perché no, anche un po' di rabbia per non sentirsi capito. Abbiamo un Padre Pio umano, molto simile a noi, e fino a un certo punto, vedete, Padre Pio reagisce come noi. Poi arriva la marcia in più, quella marcia che solo la fede può darci. E nell'ottica della fede, Padre Pio sa trovare non le risposte, non delle certezze, ma un tempo e un modo per vivere la croce che gli è venuta addosso. Venite a me,
voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. La vita di Padre Pio va letta in questa pagina. Tutti possono abbandonarlo, ma Dio non lo lascerà mai solo. Che sia Padre Pio, che sia uno di noi con la sua storia di dolore, che sia un ammalato in ospedale senza nemmeno la possibilità di vedere i suoi familiari, la lezione di Padre Pio è sempre la stessa. Venite a me, voi tutti che siete affaticati ed oppressi, e io vi ristorerò. È la certezza, forse l'unica, che noi possiamo avere in questi giorni e in tutto il nostro tempo. Gesù è presente proprio nel momento dello smarrimento più assoluto. Vi lascio con una frase bellissima di Padre Pio. Apriamogli con fiducia i nostri cuori e lasciamoci operare da Lui. Lasciamo che Gesù compia in noi tutto quello che vuole e compierà senz'altro il nostro bene. Pace e bene a tutti.